diceva Franco stamattina, il professor Carini non ha potuto partecipare, però vi saluta, e comunque tutti l'avete già conosciuto perché avete seguito le sue lezioni in questo primo semestre. Quindi stamattina il primo aspetto, ecco, importante è che, come dicevo, vi saluta, ma come vedete siamo in tre, c'è anche la professoressa Besutti, che è una docente della Facoltà di Scienze della Comunicazione, che è al secondo anno. Poi magari dica qualcosa anche sull'insegnante, non riguarda da subito gli iscritti di quest'anno, quindi, ma insomma è un insegnamento cardine del secondo anno. E poi il professor Cristian Corsi, che anche conosce tutti quanti perché è una delle prime materie che avete state già affrontando. Allora, cominciamo con il dire che noi siamo molto contenti davvero di aver creato questa collaborazione. Credo che quando lo scorso anno era l'estate, tanto, vero? Ricordo bene? Io perché? Quando ci fu questo primo incontro, in realtà credo che l'associazione stesse tenendo un convegno qui all'università, quando nacque questo primo contatto, francamente non credevo che si potesse creare una collaborazione di questo genere, però insomma vedo che le cose stanno andando bene, ma perché è una collaborazione che credo non è determinabile, non si determina soltanto sul numero degli iscritti che noi abbiamo, per noi è molto di più, perché per noi vuol dire anche innanzitutto lavorare con il nostro territorio, ed è un aspetto fondamentale. Di solito le università negli anni passati, diciamo, non ritenevano questo aspetto così importante, in particolare lavorare con voi che siete intermediari commerciali, che quindi, diciamo, fate della comunicazione uno dei punti cardine della vostra professione, è per noi anche un modo per rimetterci in discussione su quello che facciamo, ed è per questo che abbiamo affrontato questa sfida in maniera decisa. Come vedete, tutti i docenti inseriscono delle lezioni aggiuntive in giorni che per voi sono anche facili, diciamo, dal punto di vista della frequenza. Ovviamente non lo possiamo fare il sabato e la domenica perché le nostre strutture poi sono peraltro chiuse, ma cerchiamo di... Selezionato, duplica, dove vi esco. Cerchiamo di venire incontro in tutti i modi. Quindi anche le verifiche intermedie, di farle in momenti, come dire, che siano il più congeniali possibile. Insomma, il programma, un po' tutti i docenti in qualche modo trovano una curvatura sul programma, o magari facendo studiare qualche cosa di particolare che sia particolarmente legato alla vostra professione, oppure pensando a qualche progettino dove si implementino tematiche riguardo alla vostra professione, per esempio quello che faccio io. Quindi per noi questa collaborazione ha un significato profondo, perché ci permette di ricostruire anche per un target molto preciso, per una professione specifica, quelli che sono i nostri obiettivi, quindi cercare di dare una formazione che sia utile anche, appunto, alle persone come voi che hanno una professionalità già spiccata in un settore e che quindi hanno semplicemente bisogno di, come dire, aggiungere qualche ulteriore strumento. Una delle caratteristiche della nostra facoltà è stata sempre quella di voler incardinare nei ranghi professionali della docenza non solamente insegnamenti immediatamente percepibili nella loro fruibilità, cioè c'è un navigatore attivato, mi sto trasformando in un satellite. E quindi non solamente insegnamenti di tipo sociologico o di applicazione informatica, come per esempio altre facoltà di scienza della comunicazione. Noi abbiamo sempre cercato di curare anche l'aspetto dei contenuti, perché la comunicazione non è solamente il mezzo del comunicare, ma di che cosa si comunica, e quindi abbiamo voluto anche offrire questa opportunità, anche molto difficile perché divergente, per esempio di immersione in linguaggi come il linguaggio artistico, come il linguaggio musicale, che noi tra l'altro vi chiediamo di affrontare in modo molto serio e molto peculiare. E quindi già i vostri colleghi di Treviso hanno iniziato,
Voi, quelli del secondo anno qui hanno iniziato con la parte linguaggi artistici, da oggi cominciano con la parte linguaggi musicali e anche i colleghi di Treviso hanno già fatto parecchio del loro cammino. Aggiungo solo una cosa, diceva Raffaele Mascella riguardo l'opportunità della collaborazione. Noi dobbiamo sempre immaginare, tenere presente una cosa, che l'università è un presidio formativo di assoluta rilevanza per la nazione e per i territori, dove si studia ma si fa ricerca. L'esperimento del vostro modo di studiare, organizzato per gruppi, per noi è motivo di una riflessione profonda e che noi stiamo anche proponendo come esempio da valutare i nostri studenti junior, gli studenti diciottenni, diciannovenni, che spesso si trovano a studiare individualmente e a volte anche con qualche insuccesso. Il gruppo organizzato di studio, che non concede comunque sconti, che vuole prepararsi anche con un amor proprio per la conoscenza molto elevato, è sicuramente un motivo di riflessione importante, per cui noi, almeno per quanto mi riguarda, stiamo introducendo molto di più lavoro in team, anche per la formazione, anche come obiettivo trasversale, cioè lavorare in team ormai è necessario a tutti i livelli, lo è anche a livello formativo. Quindi il vostro metodo di studio è per noi comunque anche un modo per riflettere su come si può lavorare in università con maggior successo, considerando che tutto ciò si sposa anche con questo visionario modello di patto che il rettore, già quando era preside di scienza della comunicazione, aveva immaginato. Quindi questo patto tra docenti e studenti per studiare molto di più, lavorare molto di più, ma presentarsi agli appelli praticamente con il lavoro fatto, non con le studiate dell'ultima ora che spesso non sono nemmeno efficaci dal punto di vista della permanenza delle nostre conoscenze. Spesso sì, si può anche fare l'esame, ma spesso c'è una grande volatilità di quello che noi andiamo ad apprendere in un modo troppo compresso. Quindi diciamo che il nostro modello di patto, il vostro modello formativo, in qualche modo si sono incontrati e sono motivo di riflessione anche di ricerca per noi docenti. Quindi benvenuti a coloro che lavoreranno con me oggi per la prima volta, però ormai il gruppo è una presenza molto rilevante per noi nella nostra facoltà. Grazie, il mio davvero solo un indirizzo di saluto, perché ovviamente i ragazzi del secondo anno ci conoscono, perché hanno sostenuto con me l'esame lo scorso anno, anche quelli del primo, perché già sono 3-4 volte che ci vediamo, quindi davvero il mio solo un indirizzo di saluto, sono molto contento di come è stato strutturato questo progetto lo scorso anno, e devo dire che il merito è tutto di Franco, con il suo entusiasmo, con l'aver creduto fortemente in un progetto. E mi piace sempre dire, mi piace sempre osservare che questa non è una semplice coorte di lavoratori, questo non è un semplice progetto di iscritti, sicuramente una coorte di lavoratori particolari, sicuramente una coorte di studenti particolari, ma particolari per tutta una serie di variabili e di caratteristiche specifiche. Un percorso universitario nel momento in cui si lavora, si ha una famiglia, si ha tutta una serie di interessi e di attività, ritengo che sia particolarmente difficile da portare avanti, perché ci sono sacrifici, tempo che si toglie al lavoro, tempo che si toglie alle famiglie, tempo che si toglie proprio nel pleno della propria giornata. Questo è molto facile e lo pretendiamo con molta forza ovviamente alle matricole ordinarie, ma a incastrare tutta una serie di meccanismi, immagino in particolar modo lavorativi, professionali, in un contesto di forte crisi economica e finanziaria come quello che stiamo vivendo, è assolutamente molto complesso e molto difficile. Vi faccio i miei complimenti, ma sono assolutamente sinceri e non dovuti o formali per il contesto in cui ci troviamo, perché la cosa più importante è che noto, e credo che questo lo notino anche i miei colleghi, è che lo spirito col quale
si viene all'università, si è deciso di fare un percorso, si è deciso di sposare un progetto, è molto serio da parte vostra, è molto articolato ed è stato preso, come dire, professionalmente in maniera molto seria. Credo che la scelta che avete fatto, cioè quello di investire in un momento particolare come questo, cioè in rimettervi in discussione e implementare un percorso di formazione, sia la scelta più giusta e più decisa. Perché? Perché in un contesto di forte crisi quello che saltano sono i modelli di tipo manageriali, di tipo organizzativi e di tipo economici e finanziari. E proprio in un contesto di forte crisi che vanno ridefiniti e ridisegnati i modelli non solo di apprendimento ma anche le skills. Questo non va fatto quando da qui a un anno e mezzo, due anni, l'economia sicuramente passerà il momento di crisi e ripercorrerà un modello di creazione di valore. In quel contesto voi, che siete già professionisti inseriti, dovete essere già pronti e non potete perdere tempo per spazi di formazione. Siete in questo caso... avete, come dire, anticipato quello che in molte parti d'Italia, ad esempio, ancora non capiscono, ma che hanno ottimamente capito nei paesi dell'Unione Europea. Tutti i paesi del Nord Europa stanno investendo molto in ricerca, sviluppo e formazione, perché in un contesto di forte crisi vanno ridefiniti i modelli di formazione, di sviluppo e di creazione di valore. E quindi sarete pronti non tanto per essere ancora più bravi nel vostro lavoro, ma per completare tutto un bagaglio di skills che avete, perché anche parlando con ognuno di voi siete professionisti super affermati nel vostro settore, ma l'università vi dà un bagaglio, una visione degli strumenti in modo da governare e gestire le nuove variabili che si affacceranno nel mondo del management e nel mondo economico aziendale. Vedete, questo l'ho detto più volte, ogni volta che abbiamo avuto delle occasioni di confronto, che l'università è assolutamente aperta e favorevole a queste iniziative, non tanto in un'ottica di mera formazione e basta. Non vedetela questa come un progetto che dura 3 anni e basta, ma io credo che questo sia l'inizio di un percorso, l'inizio di un progetto in cui 3 anni di didattica frontale sono una parte di un progetto più articolato e più trasversale. Mi piace qui ricordare in particolar modo la terza missione dell'Università di Teramo e dell'università in generale, formazione didattica ma anche trasferimento tecnologico. Allora su questo trasferimento tecnologico inteso a 360 gradi, che questa coorte particolare di iscritti può dare un supporto importante all'Università di Teramo e l'Università di Teramo può dare un supporto importante nella terza missione dell'università. Presidente Franco Damiani, oggi una giornata importante per tutti gli agenti della TSC. Sì, oggi abbiamo voluto insieme alla Facoltà di Scienze della Comunicazione creare un evento per la consegna dei libretti universitari. Noi riteniamo che questo libretto universitario non solo è importante per sostenere gli esami, per riportare su la valutazione degli esami, ma anche un orgoglio averlo, perché è la constatazione dei risultati che noi abbiamo e quindi i tanti sacrifici, e magari ricordare anche quelle notti insonni che abbiamo fatto per studiare e che, perché no, vedere sempre la meta sempre più vicina, che è quella della laurea che stiamo cercando di avere. Quindi un simbolo di appartenenza, diciamo, all'Università degli Studi di Teramo. Quanti agenti siamo arrivati quest'anno iscritti al nuovo anno accademico e da quale parte d'Italia provengono? Sì, non solo l'appartenenza, è veramente un successo di un partenariato, perché la collaborazione con l'Università di Teramo ci ha permesso di superare i 150 iscritti e vengono da tutta Italia, da tutte le regioni d'Italia. Abbiamo coperto
quasi tutte le regioni d'Italia ed è una rivoluzione culturale, perché non solo si viene qui in università ad imparare, ma anche oggi per esempio c'è stata la prima volta l'unione tra gli iscritti al primo anno e gli iscritti al secondo anno, questo perché ci si condivide anche il lavoro, quindi si sta creando in Italia una rete di agenti di commercio che crea anche tante opportunità di lavoro. Le regioni aumentano, abbiamo detto, sempre da più zone d'Italia. E dove vuole arrivare la TSC? Qual è la meta? Ma noi non diamo limiti, per noi questo è soltanto un punto di partenza. Abbiamo anche oggi realizzato una cartina dove viene riportata appunto in tutta Italia gli iscritti. Per noi questa è una cartina di tornasole che ogni anno metteremo qualche numeretto in più e quindi non c'è una fine, per noi è solo l'inizio e a tempo indeterminato. Facciamo un in bocca al lupo ai nuovi agenti iscritti alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. È un grande in bocca al lupo a tutti quanti, anche perché oggi devono anche sostenere gli esami. Ok, allora in bocca al lupo. Grazie. Grazie a voi, di nuovo, grazie.